C'è bisogno di views. Sto tecnico lavora solo grazie a me, in poche parole. Ma dovevamo fare un video insieme, mica sposarci. Oh oh, devo pagare l'affitto. Questi mi chiudono il canale per copyright strike, ve lo dico io. Non cancello il video, me lo succhi. Il pianeta delle carrozzine, ma mi prende per il culo. Ho hackerato il tuo account su social network, se vuoi averlo pagami $30. Prima di iniziare con il video ci tenevo a dirvi che mi piacerebbe tanto fare Pokémon Go sul canale, ma il mio problema è che ho un iPhone e per adesso i privilegiati sono quelli con Android, mortacci vostra. Bene ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo episodio della serie di YouTubers Life, la vita da YouTuber all'interno di un videogioco, un YouTube Inception. Dall'ultima volta non ho fatto alcun progresso, ho aspettato voi per giocare anche perché sono stato a Los Angeles. Adesso possiamo ripartire alla grande e cercare di crescere sempre di più con i nostri iscritti all'interno del gioco. Viviamo con un coinquilino in una casa abbastanza tapecchiosa, speriamo di fare presto e big money. Aspettate però, se non sbaglio avevano messo il gioco in italiano. Eccola qua, la mia lingua preferita. No, che cazzo ho fatto? Oh mio Dio, quali erano le opzioni adesso? Cosa significa missione? Mi piace quello che dico. Parlare della prima cosa che mi passa per la testa è fantastico, e se posso farlo dovunque ancora meglio. E ti pareva che avessi il computer rotto di nuovo? Tra l'altro vi faccio vedere questo video qua, che mi era fatta prendere veramente male l'altro giorno. Cosa significa questo? Cose allucinanti. Toh, ripara. Come, non abbiamo soldi per ripararlo? Oddio! La mia prima collaborazione ha fatto $88. Un caso? Non credo. 1000 pollicioni in su. Tanta roba. Ripariamo il computer e poi sapete cosa facciamo? Andiamo a lavorare un po' per guadagnare qualche soldino. Nel frattempo che noi siamo fuori casa, giustamente i tecnici ci entrano in camera e fanno quello che devono. Per un attimo mi sembrava di avere un cestino in testa. C'è un cocktail VIP party, me l'ero scordato. Vabbè, andiamo vestiti così, con i piedi all'interno nel pavimento e si esce a comandare. Ma scusate, questo va in discoteca nel primo pomeriggio? Mi sa che ho sbagliato il dress code. Sono tutti vestiti eleganti, io invece sono un coglione col cappello da cuoco. Penso che tu sia uno dei migliori youtuber. Grazie Cornelius. E poi si va a lavorare. Stiamo trascurando un po' troppo il nostro canale. Super Monkey Cube Deluxe. Vai, compra la console. Scherziamo, siamo dei poveracci, non possiamo permettercelo. C'è un gioco che non è completamente in declino? Cioè, ma che cavolo, stiamo scherzando. Questo, dai, Royal Skate. Oggi registro da in piedi, visto che il mio mio sta qua a sinistra. Le cuffie che trapassano il cappello. Come mai non mi aiuta più con le cose da inserirci? Di solito c'era Ricona che dovevi rispettare per il commento adeguato alla situazione del gioco. Che cosa sta succedendo? Video rubato, no! No, 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 mi sgamano, mi fanno pagare, lo so già. Hanno fatto troppi aggiornamenti strambi, io non li conosco. Mettiamoci da parte un po' più di soldi così che possiamo acquistare una nuova console, visto che in questo momento i giochi che vanno in voga sono tutti tranne quelli che abbiamo. Risolvi il problema del copyright. E che palle! $80. Se ignoro? Se ignoro questa cosa? Avrei preferito non sprecare tempo guardando questo video. Ancora video che impedirò la skate. Che noia. Bastardi. Un venditore di strade di videogiochi mi offre un gioco a $40. Ma dov'è il gioco? Me l'hanno messo qua, spero. Revenge of the Prison. Non c'ho manco la console. Via, devo comprare sta Z-Box. È troppo importante. Quanto è che costa? $166. Ce la posso fare? Mangio qualcosa e vado al lavoro. Abbiamo abbastanza soldi, quindi appena torneremo a casa faremo gli acquisti, prenderemo una nuova console per la quale abbiamo già due giochi e registreremo. Compra sto Nicosoft Z-Box. Una volta ogni tanto prima di registrare dovresti anche rifarlo il letto. Cosa? Stai perdendo iscritti? No, Brian, Brin, non c'ho tempo. Nuovo video, ora spacchiamo tutto. Revenge of the Prison è in fuga. È quello che mi hanno regalato per strada con $40. Sì, insomma, regalato, avete capito. Un nuovo inizio. Posso fare solo il saluto formale, non è che mi diano tante opzioni. Hai trovato un easter egg. Sguardo d'assassino della serie. Indiana Jones ha superato una sfida facile. Oddio, chi è il tizio tra me? Basta entrarmi in camera. No, video rubato di nuovo. No, sono un coglione. Ferma la registrazione, non posso manco salutare. Adesso mi fanno addirittura scegliere la carta. Boh, prendi l'urlo celebrativo. Attenzione però, non è che sia venuto poi malissimo alla fin dei conti. Ce l'abbiamo dei soldi per comprarci dei vestiti nuovi, che siamo veramente dei barboni. Non posso già. Da notare come tiene bene la console per terra lì, in mano al suo destino. È uscito Super Guitar. No, problemi di copyright ancora. Ignora, ignora, chi se ne frega. È pure andato bene il video. Vediamo per
box, che cosa c'è di bello? Un po' di giochi che stanno andando alla grande ci sono. Boom, $75.97. No, non ci voglio credere. Devo rinunciare e prendere qualcos'altro. Planet of the Wheelchair. Il pianeta delle carrozzine, ma mi prendi per il culo. Abbiamo raggiunto 50.000 iscritti. Avevo bisogno di un appartamento tutto mio. Ma no, non puoi permettertelo, Stefanino, attento a cosa fai. Eccoli qua, sono arrivati i nuovi giochi. Anche il secondo è arrivato. È arrivato pure il terzo. Ci riposiamo, così abbiamo un po' di punti energia da spendere. Per fortuna il video sta andando bene. Il prossimo video deve farmi esplodere su YouTube. Elegant Biplane, 100, c'ha 100. Ci fa fare 50.000 iscritti questo video. Road to 100.000 iscritti. Potete contarci che ora esplodiamo alla grande. Saluta con un bacino. E questa l'abbiamo chiusa. Guadagniamo più iscritti con questo punto talento. Perfetto. Abbiamo raggiunto il 500.000 di visualizzazioni. Cioè non ci incastra praticamente niente nel video. Oh, che è successo? Avete visto che cazzo ha fatto? Se vuoi fare gli youtuber un po' di vita sociale devi perderla. I video online adesso mi sa che è meglio se compriamo. No, non vestito, scherzavo. College cibernetico. Cos'è sta geggio? No, Lester, non mi devi scassare la minchia. Ciao Stefanino, voglio fare un video di me che gioco, ma non so come registrarlo o montarlo. Puoi farlo tu e caricarlo, ti spedirò il gioco. No, non mi torna questa cosa. Però mi dà $165. Dovrebbe essere questo qua il gioco. Supreme Trampoline. Non va neanche granché come gioco, però c'è poco da fare. Non sono stato pagato. Ormai c'ho solo il saluto con il bacio finale e basta. Però teoricamente questo video da editare dovrebbe essere abbastanza buono. Ma com'è che sto perdendo ancora iscritti? Basta sta storia. Ma dai, che roba viene fuori oggi, ragazzi. Non è il top del top, ma sicuramente meglio di quello di prima. Road su 100.000 ha quasi fatto 100.000 views. Allucinante. Tantissimi commenti positivi, sono contento. Abbiamo pochissimi soldi. Se vogliamo un appartamento tutto per noi, non possiamo di certo permettercelo così. Se non fai niente per migliorare le tue relazioni, queste finiranno. Ho spaccato di nuovo sta merda di computer. Ma com'è possibile? Facciamo un video su Elegant Biplane o su Super Guitar, che ancora non l'ho fatto. Vai su questo. Scintille chitarre. Il mio computer esplode di continuo. Ma cosa fa? Me lo ripara mentre registro alla PlayStation. Cioè, epico. No, non ci siamo riposati. Verrà un video che è una merda. Non dobbiamo registrare quando siamo stanchi. Cioè, non ci credo. La penale da pagare per ogni video è $88. E prendono per il culo 88. Boia, se sto video fa cacare. Sarebbe stato molto meglio dormire. E invece ho registrato a stanco. Devo andare al cinema. Non c'ho voglia, mi dispiace. Da notare la limonata color Coca-Cola. Bellissimo. Questo non è quello che ti ho chiesto di fare. Pensavo di fidare te, ma ho sbagliato. Ci vediamo. Ma cosa? Il video te l'ho fatto, struzzo. Io ho pagato e non me fate entrare. Anfami. Forse ho capito. Se vuoi fare una collaborazione, devi invitare per forza uno youtuber. Ora proviamo con lui, eh. Ciao Ryan. Questo è per te. Zack, dalla schiena. Un mazzo di fiori. Eh? Brooks, non mi devi rompere le palle. Perché non posso fare la collaborazione? È qui Ryan, cazzo. Io gioco e Ryan va al computer. Non ho azzeccato niente praticamente. Però voglio vedere se mi dicono che i titoli sono per le visualizzazioni, eh. E chi caspita è questo con la barba viola adesso? A Babbo Natale della Fiorentina, aspetta, eh. È assurdo, ragazzi, non so come fare a registrare un vlog. Ah, collabora in un video, ecco come si faceva. La vendetta dei prigionieri, vai. Facciamo un bella vendetta della prigione insieme al nostro amico. Bidirezionale, che siamo in due. Il mio ragazzo vada di prigione. Non è un titolo che rabbia views. Guardalo lì, saluto figo pure, eh. No, ero stanco. Hai pagato le tue bollette per $80. Muoviti, anche se sei stanco, devi editare sto video. Addio Ryan, che cacata di video. Anzi, l'interesse però era alto. Registrare un gioco per me e caricarlo? Ok. Di It's a Mad, il Canto Video Game Show. Lì ci dobbiamo andare. È arrivata Brin, facciamo un video con lei. It's a Mad, questo qui che dobbiamo farci il video. Facciamo una bella collaborazione. Cosa? Devo comprare la console? No, scusa, che gioco è? Non esiste neanche. Anche Salamantendo DS sta qua. Ma i soldi quando arrivano dei video? Qui sempre a lavorare come schiavi, ma i soldi non arrivano. Un milione di visualizzazioni. Ho capito che devo fare un video su It's a Mad, ma non ho la console, quindi devi aspettare un attimo. Ho litigato con mio partner, voglio giocare così mi distrago. Fai il cazzo che ti pare. Mantendo DS, top. È questa qua. È pure aumentato il costo. Muoviti. Pagala. Così tra poco arriva. Nel frattempo ti riposi. Sono pure voluto alla Dragon Ball. Facciamo sto dannatissimo video prima che sia troppo tardi. Grazie. Lascio il mio ragazzo per la mia ragazza. C'è bisogno di views. Devo farlo entro il 7 maggio. Devo sbrigarmi. Saluta con la mano. Hola. Lei gioca alla console mentre io gioco al Nintendo. Come funziona? Possiamo anche chiudere in bellezza. Sì. Che ore sono? Le 22? Oh cazzo. Le 23. Il tempo vola. Devo
farlo uscire oggi il video, devo sbrigarmi. Cosa dovevi fare, zitti? Come hai visto che non hai fatto il video? Stronzo infame, stava uscendo il video. No dai, non ci credo, non è finita la giornata ancora. Non puoi dirmi così, ho speso $180 per la tua console maledetta. Urlo di rabbia. Guarda Brin, è meglio se tu vai a casa. Vediamo a casa lui, Brian, che è già di livello 14. Mentre sta per entrare dormiamo al volo, mangia pure qualcosa. Lui è uno youtuber, quindi teoricamente se ci facciamo un video insieme dovrebbe andare bene. Sì, ma tutti questi soldi qua guadagnati dove vanno a finire? A me non arriva nulla. Contro ogni aspettativa non dovrebbe essere venuto male questo video. Sto video vola in cielo, mi fa arrivare a 100.000 iscritti. Eccolo, boom, è online. Oh oh, devo pagare l'affitto adesso, muoversi. Manca poco, 100.000. Manca poco e festeggiamo con un sandwich. La penale per i video sta aumentando sempre di più. E il computer scherza è scassato. E vaffanculo allora. Sto tecnico lavora solo grazie a me, in poche parole. Secondo me questa cazzo di partnership mi sta ciucciando tutti i soldi. Toh, tanto questo lo paghiamo. Se io volessi cambiare network, come devo fare? Appartamento di lusso richiesto. Ma mi prendi per il culo. È sbloccato un nuovo tipo di video. Tra gli youtuber più popolari, provo a intervistarli. Mannaggia a me, quando avevo preso impegni per andare a lavorare, allora questo mi dai già per casa. What? $380 ci paga sto qui. Sleepy Hardware per Mantendo DS. Ce l'ho. Pure è venuto una bomba il video. Insomma, abbastanza bene. Chi invitiamo? Brian. Ormai faccio solo video con Brian e basta. Mamma mia. Cioè, viene un video epico. Viene il record di editing della storia. 1500. Un altro problema di copyright. Eh no, mo ci avete rotto il cavolo. Questa vuole festeggiare. Non cancello il video, me lo succhi. Questi mi chiudono il canale per copyright strike, ve lo dico io. Ho anche accettato di andare alla festa. Le... No, ma che caspita mi sono messo il cappello da eschimese. Tu vuoi andartene via o no? Perlomeno stavolta l'abbigliamento è casual. Parliamo un po' con Rosemary. T'ha posto, Rosmarino? Stai bene? È l'ultima volta che vado in discoteca, sbronza colossale. Abbiamo anche rubato un cuscino di YouTube Gaming. Soldi, finalmente. Decisamente più potente, questo il doppio. Oh, un bel upgrade della madonna. Cos'è che è arrivato qua? Vediamo un po'. La nuova webcam. Magari posso fare un vlog con la nuova webcam. Che ne dite? Cioè questo qui ha fatto $173. Vai col passaparola, lo facciamo diventare virale. Pure questo. Sì, dobbiamo diventare virale. 200.000 iscritti voglio. Ma come stai perdendo iscritti? Ma che caspita stai dicendo? Iscritti guadagnati 23.000. Risolviamo sti copyright del caspita. Siamo poveri di nuovo. Ma perché chatti con il desktop? Mi piaci ma... Cosa? Non voglio andare oltre in questa relazione. Ma dovevamo fare un video insieme, mica sposarci. Ma fammi capire una cosa, io praticamente vivo con l'estero, non ci ho fatto un video. Ora appena posso risolvo anche l'ultimo problema di copyright e ci mettiamo la coscienza a posto. Ha litigato il nostro caro Lester, facciamoci un video in collaborazione. Ritiriamogli su il morale, gli amici servono a questo. Madosto, i giochi sono tutti in malora. Uno peggio dell'altro. Tranne The Revenge of the Prison, che è il migliore. Il mio conquilino è uno youtuber. Nuova serie su D-Max. Ma sta giocando da solo? Dov'è Lester? Oh vai, ho invitato anche KSI in camera mia. Ho sentito registrare il video per registrare il videogioco e caricarlo. Ok, $420. Sì, gameplay di German Dentist. Accettiamo. German Dentist sarebbe Tetris. Non ho voglia di registrare un video con te al momento. A pezzo di merda, ho detto che registri e fai lo schiavo, capito? Ho schiavizzato KSI. Muoviti, subito alla console a lavorare. Intanto stiamo perdendo iscritti, che bello. Guarda com'è triste mentre gioca. Questo 88 però è ovunque, basta, ci ha già stufato. Grazie Gale, hai fatto questo video, te ne puoi anche andare per adesso. Ciao bello. Non dovrebbe essere comunque andato male, eh? Guarda, abbiamo fatto pure il nuovo record di editing. Sono uno dei tuoi più grandi fans, non voglio sembrare uno stalker, ma ti darò $30 per una scarpa sportiva dal tuo armadio. Ma no, ma di cosa stiamo parlando? Questa vuole andare al cinema. No, non mi interessa. Oggetti sbloccati, interviste, nuove carte, clothing shop. Ok, che fico. Devo pagare le bollette, ragazzi. Pure il reclamo di copyright. Madonna mia. Se magari arrivassero i soldi di German Dentist, potrei provare a sopravvivere in questo mondo. Che ne dite? Porca puttana. Ho fatto una collaborazione di German Dentist, non il gameplay. Meno male me ne sono accorto, sennò ero fottuto. Il dentista tedesco. Prima del 4 giugno, muoviti! Vai così senza editing né niente. Teoricamente dovrebbe uscire in tempo, erano 14 ore precise. Questa casa sta diventando troppo piccola per te. Finché vivrai qui non otterrai punti esperienze. È tempo di trasferirsi. Non hai fatto il video che ti ho chiesto? A figlio di puttana! Ma ti metto le mani addosso! A stronzo! Dobbiamo trasferirci.
Non l'avevo visto. Brutta Valdraccona che non sei altro. Ho fatto il video, non l'ho neanche editato per farlo uscire in tempo. E mi dici che non sono... Ah! Quella stronza mi doveva $400 e non me li ha dati. E io il video ce l'ho fatto. Fanno tutti cagare i giochi adesso. Siamo la squadra di polizia civile reale. Il tuo computer stava infettato da un virus potente. Verrà formattato in meno di un minuto. Ma vai a cacare, va. Era ovviamente una truffa ben fatta. I tuoi fan sono fieri di te. Meno male. Non vengo al cinema, ho da fare. Stardor Adventure, dai. Qui se non compri giochi nuovi in continuazione non puoi andare avanti. Guadagniamo sti soldi e andiamoci via dalla baracca. Un paio di giorni solo lavoro, dormi, lavoro, dormi, lavoro, dormi. Ci prendiamo i soldi e ce ne andiamo per sempre. Ho creato il tuo account su social network. Se vuoi averlo, pagami $30. Ma vai a fanculo. Hai dovuto creare un altro account? Io non ci posso credere. Mi hanno creato. Dai, una bella limonata al gusto Coca-Cola e passa la paura. E finalmente ce ne andiamo dalla staccata Pecchia. No, non ci credo. $318. Me ne servono 320. Con la velocità internet il doppio. Spazi di lavoro 2. Oddio che bello. Dormi, mangia, lavora. Dormi, mangia, lavora. Ce l'abbiamo fatta. Devo decidere cosa dire al mio attuale coinquilino. Ciao Stefanino, ho sentito che puoi trasferirti in un appartamento più grande perché hai bisogno di più spazio. Sei sicuro che non hai bisogno di un imbattibile in questa stanza? Ma sì, facciamolo venire che non rompe neanche i coglioni. Grazie per l'offerta, ma mi spiace vivere qui. Se hai bisogno di più spazio... Vaffanculo. Sì, ce ne andiamo, raga. È stata lunghissima, ragazzi. Quanto ci abbiamo messo per arrivare qua? Un intero ora e mezzo di registrazione. No, appartamento era grandioso e molto più grande. Lì ho iniziato a creare il mio team di YouTube. Ho assunto il mio primo collaboratore per il mio canale per creare il doppio dei video e continuare a guadagnare iscritti. Il mio collaboratore aveva l'abilità di fare video per il canale seguendo le mie istruzioni per uno stipendio mensile. Una data precisa, andando a casa a dormire e tornando in studio. Un nuovo letto in cui appoggiare le chiappette. Cari amici, io direi che questo episodio di YouTubers Life termina qua. Ho sudato le 7 camicie di Roma per cambiare appartamento. Mi hanno hackerato. Non mi hanno dato i soldi per i video che ho fatto. Infami. Spero che vi sia piaciuto. Se è stato, spolliciate, commentate, condividete. Non spaccate il microfono. Ci vediamo al prossimo video. Qua sempre tutto. Mamma, me ne vado di nuovo. Addio.